Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Settembre 2000 è tornato e augura un felice inizio settimana a tutti quanti. Dunque, vi voglio chiedere personalmente scusa per il guaio della settimana scorsa, ovvero del computer, così il clean up del computer e tutto l'ambaradam che è successo. E vi avevo detto quindi che per scusarmi di ciò, questa settimana vi avrei portato un video ogni giorno da lunedì a venerdì, quindi un totale di 5 video per questa settimana. Iniziamo subito col primo, che è la classica lotta totale, che metto ogni lunedì. Ho lottato contro Francesco, sabato siamo riusciti a trovarci online per un'incredibile lotta. Mi ha davvero spiazzato il suo modo di lottare. Quindi devo fargli davvero tanto di cappello. Dunque, registro dati qua. Mi ha molto sorpreso soprattutto il suo Venusaur, che è un po' diverso rispetto a quelli che avevo già incontrato. Dunque, raddrizziamo un attimo. Ok, allora, i team. Vabbè, io ho il solito team, Salamence Meowstic, Greninja, Aegislash, Mian Shao e Mewile. Francesco invece utilizza Talonflame, Mian Shao, Venusaur, Greninja, Azumarill e Blissey. Bene, detto questo, diamo pure il via alla lotta. Bene, inizia subito Francesco con Blissey e Azumarill, io mando in campo Salamence e Meowstic. Il mio Salamence con prepotenza riduce gli attacchi dell'avversario e soprattutto devo ridurre l'attacco di Azumarill. Allora, detto ciò, faccio rientrare Salamence per mettere in campo Mewile e sfruttare di nuovo una protezione, una prepotenza per abbassare ancora l'attacco di Azumarill. E ho fatto bruciapelo sul suddetto, su Azumarill. E oltretutto il mio Meowstic riesce a evitare Tossina di Blissey. Poi lui ritira Azumarill, manda in campo Mian Shao, che io ho pensato forse è uguale al mio, quindi so un po' come gestirlo. Ma comunque faccio Mega Evolvere Mewile. Bene. Con Meowstic faccio Tonda su Blissey. Perché volevo assolutamente, non so perché volevo rallentare questo Blissey, mi sentivo che dovevo rallentarlo e ho scoperto poi perché. È un Blissey che ha anche un discreto attacco speciale e con lanciafiamme riesce a scottare Mewile. Beh, io faccio metà testata su Mian Shao, che quindi Mewile, pur essendo scottato, riesce a mettere a segno un bel colpo. Dopodiché utilizzo altruismo con il mio Meowstic e sbigo attacco per colpire Blissey, anche se non gli ho fatto sti grandi danni. Poi il suo Mian Shao fa retromarcia su Meowstic e ritorna dal suo allenatore. E mette in campo Talonflame. E su Blissey fa ancora lanciafiamme. Allora, vi spiego che cosa è successo qua. Allora, in questo momento purtroppo, mentre lottavo, sono stato chiamato al cellulare, quindi questo turno si è un po' perso, nel senso è andato da solo per il limite di tempo, no? Comunque, non è un problema, nel senso l'avrei comunque tenuto Mewile, sinceramente, quindi. Detto questo, Mewile va KO, rimetto in campo Salamence, che abbassa anche l'attacco di Talonflame, conoscendo quel Talonflame è con ali raffica. Quindi io faccio subito Tonda per bloccargli la velocità. Dimezzarla. E grazie al mio solito Axe fortunato, il suo Talonflame è paralizzato e Salamence con un Drago Ball dove ben assestato lo manda a KO. Ovviamente questo Salamence con Erba Chiara viene curato dal calo di attacco speciale, quindi è come se io non avessi ancora attaccato con Drago Ball. Qui il suo Blissey fa rintoccasana per curare la paralisi, penso lo volesse usare anche su Talonflame, ma ormai era KO, quindi non è, cioè sì, è servita a togliere la paralisi a Blissey. Detto questo lui manda in campo Greninja e qui inizia un po' la vera sfida, quella proprio tosta tosta. Allora, ritiro Salamence per mandare in campo Aegislash e faccio Tonda su Greninja, sempre per il fatto di dimezzare la velocità, io sono fissato con queste robe. E su Greninja fa gelo raggio, probabilmente puntando a Salamence se non ricordo male, per cui ho messo Aegislash che comunque ha resistito benissimo a gelo raggio. E qui ho detto se me lo congela ho perso, meno male che non me l'ha congelato.
Vabbè, poi su Blitz si fa lanciapiano su Meowstic. Io penso che quel Greninja sia praticamente simile al mio, sai, con la sua bisfera, gelaggio così mutativo, quella cosa là. Dunque, faccio rientrare in campo, cioè faccio rientrare Meowstic e mando in campo Mian Shao per sfruttare un successivo bruciapelo che avrei potuto utilizzare. E con Engine mi paro con scudo reale. Lui, ecco, aveva fatto protezione, che allora la mossa all'inizio mi è sembrata un po' strana. Perché ho detto, vabbè, protezione così, però poi ho pensato, l'ha fatto bene, perché oltre a proteggersi è diventato di tipo normale, quindi furtiva ombra di Edge Slash non sarebbe servita praticamente a niente. E, dunque, lui è per ora ritira Greninja, quindi molto tipo dovrebbe annullarsi se non sbaglio, e mette in campo il suo bel Venusaur. Io avevo fatto un bruciapelo su Blissey comunque, e con Edge Slash mi pare metal testata su Greninja. Infatti ho fatto metal testata su Greninja, viene preso il colpo da Venusaur, che comunque gli ho fatto dei danni abbastanza ingenti comunque. Che bello, gli avanzi sono sempre utili. Bene, allora faccio rientrare Edge Slash e rimando in campo Meowstic per guadagnarmi un altro bruciapelo. Io, se non ricordo male, ho fatto calcio in volo su Blissey, che viene però ritirato. Al posto di Blissey viene mandato in campo Azumarill. E lui fa Mega Evolvere Venusaur. Il fiore è lì. Vabbè. Comunque, Mishao manda il calcio in volo su Azumarill. Il suo Venusaur mi ha sorpreso, appunto, perché ha fatto Parassistema. Io mi aspettavo, ad esempio, non so, un Giga Assorbimento. O lo butto lì, non so, un giga su di me, ecco. E dunque faccio rientrare Mian Shao per togliere l'effetto del parassisteme, mando in campo Salamence che abbassa ancora l'attacco di Azumarill. Qua ho anche, se non sbaglio, fatto il bruciapelo su Azumarill, perché ho pensato fosse con Panciamburo, simile a quello quindi di Poketons, mi pare. E qui ho anche predittato il suo Venusaur su Mian Shao, che ha fatto giga assorbimento. Essendo inefficace su Salamence non mi ha levato niente. Dopodiché faccio una combo di altruismo e iperraggio su Azumarill. Forse un po' esagerata, forse potevo fare solo un iperraggio normale, ma non ho voluto rischiare. E mando KO anche Azumarill. E su Venusaur usa un'altra mossa che sinceramente non mi aspettavo, ovvero Sintesi. Grazie a Sintesi recupera praticamente tutta la vita. E rimette in campo Greninja. Dunque, e con Meowstic attivo la mia combo resto chest, utilizzando riposo con la Bacastagna. E Salamence avrei voluto ritirarlo aspettandomi gelo raggio di Greninja. Il fatto è che dopo iperraggio deve ricaricarsi. Vabbè, Venusaur ha fatto giga assorbimento su Meowstic e Greninja, io ringrazio sempre Lux, Greninja è ancora paralizzato. Riutilizzo altruismo e stavolta Dragobolide per mandare KO Greninja. Allora, vi spiego perché non ho attaccato Venusaur, perché tanto sapevo che Venusaur avrebbe resistito, per esperienza personale so che Venusaur probabilmente avrebbe resistito circa 10 PS. Dopodiché lui fa fango bomba su Salamence, che con un brutto colpo va KO. Lui rimette in campo Mian Shao e lo stesso faccio anch'io, rimetto in campo Mian Shao. Dunque lui utilizza bruciapelo sul mio Mian Shao, che avendo fuoco dentro, sì fuoco dentro, evito il tentennamento e riesco a fare tuononda su Mian Shao, che poi ha perso dei PS Mian Shao, mi pare, non capisco perché. Cioè, non possono esserci due assorbisfere in un team, anche il suo Greninja aveva assorbisfera. Dopo gli avrei voluto chiedere lo strumento, me ne sono dimenticato. Comunque faccio calcio in volo sul suo Mian Shao mandando KO, e lui con Blastoise rifà fango bomba mandando KO Mian Shao. E rimetto in campo ovviamente Edge Slash e lui manda in campo Blissey. Che bel verso. Faccio altruismo su Edge Slash per colpire stavolta, se non ricordo male, Blissey.
Lui con Venus Alpha, fango bomba su Meowstic. E qui la sfida inizia a entrare nel clou, diciamo. Sì, ho fatto metà testata su Blissey, che sfortuna per me ha resistito e ha fatto lanciafiamme su Aegislash, che comunque ha resistito bene anche se in forma attacco. Anche per il fatto che comunque Blissey non è proprio sweeper speciale per eccellenza, ho giocato anche su quel fatto. Dopodiché decido di fare tuono onda finalmente su Venusaur, perché ho scoperto che è più lento del mio Aegislash. Dopodiché lui mi fa fango bomba mandando KO Meowstic, che comunque il suo dovere l'ha fatto, quindi molto bravo Meowstic, grazie per questa lotta. Ora vai a riposare. Dopodiché faccio metal testata su Blissey e quando ho visto la vita calare così piano come avete visto, mi sono praticamente cagato in mano, perché ho detto se resiste sono fottuto, perché mi aveva fatto lanciafiamme. Però per fortuna sono riuscito a mandarlo KO. E ora è il turno di mandare in campo Greninja, che utilizza gelo raggio su Venusaur. E anche se Mega Venusaur ha grasso spesso come abilità, era l'unica, la mossa più potente che potevo fargli, diciamo. E con Aegislash ne approfitto per boostarmi con Danza Spada, per essere sicuro al turno dopo di concludere la partita. Il suo Venusaur fa parassistema su Greninja. E detto questo, è arrivato il momento di concludere la partita. E vi posso assicurare che questa, tra tutte quelle che ho fatto finora, credo sia stata tra una, anzi addirittura la più faticosa, che mi ha davvero fatto impegnare, ma alla fine sono riuscito a cavarmela. Comunque è davvero forte Francesco. E comunque, per tornare alla lotta, la faccio una combo di gelo raggio e metal testata per mandarlo al KO. Allora, Francesco, io mi hai davvero sorpreso, sei veramente forte, io ti ringrazio per questa grande lotta che abbiamo fatto. E tra l'altro, ragazzi, vi lascio, so che Francesco ha un canale YouTube, ve lo lascio nella descrizione, e vi annuncio anche che in descrizione dovrei mettere anche il canale, se vi ricordate, dei miei amici, dei Dangerous Gamer. Il canale, sì, dovrebbe essere tutto attaccato Dangerous Gamer XCV, che praticamente è il numero romano che indica il 96, no? XCVI. Comunque vi metto entrambi i loro canali nella descrizione, sia quello di Francesco che quello dei Dangerous Gamer. Anche per oggi ho finito. Il vostro 79 Milano vi dà appuntamento a domani con la rubrica quelli che i Pokémon, dove vi faccio vedere solo una piccola anticipazione di quello che accadrà. La lotta è questa. Bene, fatto. Visto? Che bella. Dunque, poi ripeto, mercoledì poi uscirà, se non ricordo male, il recupero della puntata, poi andrò a vedere sulla pagina di Facebook. Dovrebbe esserci mercoledì il recupero di Epsare Oggi. Giovedì, che per me inizia le vacanze di carnevale, farò un video un po' a parte, nel senso insolito. Potrei fare ad esempio, non so, un video, ve la butto lì, su GTA, Battlefield, FIFA, non lo so, devo ancora decidere, comunque qualcosa di diverso dal solito Pokémon. E poi vabbè, venerdì la regolare puntata di Essere Oggi. Quindi il vostro 79.000 vi saluta, ringrazio ancora tantissimo Francesco per la lotta e vi invita a, dunque, se vi è piaciuto questo video, a mettervi mi piace, a un commento positivo e a condividerlo, e a mettermi piace anche nella pagina di Facebook, che come al solito vi metto in descrizione. Quindi da 79.000 stavolta è tutto, ciao ragazzi!